riempire. Secondo me vi intenta le, allora, Cico, le sue. Secondo me devi imparare a stare zitto prima di tutto. Paga, sgrida Cico che fa. Allora così. Cico, veramente, qua l'arte del cioccolato, bra, è una cosa di pochi. E bra, noi la sappiamo, te la vogliamo tramandare, lo sai, ora ascolta. Buonasera, surprises. Come state, boys and girls? Toc toc. Chi è? Sono il fagnello. Stavo facendo male. Aspetta. Non sgravare. Taglia legna. Ok, non ti vogliamo. Qua non c'è nessun problema e gli alberi sono tutti abbattuti. Ma io, bravo, voglio entrare in casa per bermi una tazza di tè. Mi puoi aprire, nonna? Non sappiamo cucinare il tè in questa casa, quindi Madonna, vai nella casa a fianco. Sono il taglialegna, ti prego, aprimi. No, non abbiamo chiamato il taglialegna. Ti prego, aprimi. Non ci serve il bagno, è otturato. C'è mia nipote il bagno. Guarda che bello. Questa recita. Silenzio. Aprigli la porta, se no rimanete così tutto il tempo. Dai, vieni, entra. Okay. Oh, buongiorno. No, nonna, ma che ti è successo? Abbiamo esagerato con le torte. Guarda qui che la dieta, hai, che la dieta. Lo so, non la sto rispettando. Ho ma sgarrato invece molti la lametta giorni. Mi sa che non si usa più. No, Jerick, Jerick. Dai, saranno fatti nella nonna. Siamo nel 2K22. Due. Dai. Dai, che ignoranza! Che ignoranza! Mamma mia! Che ignoranza! Però quello è un lupo! Body shaming sui peli, Jerick, ma che schifo! Io mi dissocio! È una questo qua! Che schifo! Hai deciso allora? Mamma mia, che escremento però, mamma. Cioè, oh, come parli, fai qualcosa di male. Ma tu, allora, tu, ascolta bene, questo è il consiglio che io ti do. Mettiti un lucchetto alla lingua e alle mani. Stai vivi, fermo. Mamma mia. Il tipo si lupo l'ho separato, ragazzi. Sì, sì, finalmente il Chad è qua, riuscito. Sì, ma sì. Giorgia non è per niente Chad, neanche paga. Cioè, è un po' Chad oggi, lo so. Ti può sempre migliorare. Ti credeva, Giorgia, lo diceva. Questa sentito? È la tua parola della vita. Però io questi miglioramenti che si possono sempre fare, non è che li ho visti così tanto, quindi. No! Cioè, inizio a dubitare, un po' di questa verità. Migliora te stessa, Giorgia, devi pensarci. Però ti svegli quando vai a letto, sempre, tutti i giorni, bro. Ogni notte, tutte le cose. Cico, non dirle queste foglio. Cose, che poi diventa più imbarazzante. Anche tu. Ah, okay. Allora, no, non sei più neanche tu, Chad. No, volevo essere motivatore. Lo fanno di solito i motivatori. Allora. Mi puoi portare? Puoi portare. No, ma no! Lei è ancora a piedi, mi cacchio, so. Che pussy luna che sei, però. No, io non sono possibile, sono Chad. Di questo, i Chad arrivano subito alle appuntamenti. Questo qui è il nuovo camion di Breaking Bad. Però noi non facciamo la roba che non si può fare. Ma facciamo il cioccolato, ok? Che è la nuova moneta. Che buono! È la cosa più buona! Sì. Chiudiamoci dentro. Allora, bisogna avere però le cose che Jerick ha portato ieri. E dove sono? Sono qua sulle casse, qua fuori. Ok, dovrebbero esserci ancora. Se le portate sbagliate di nuovo, però come è possibile? Trasportiamo tutte le robe dentro, vero? Non credo, non credo. E poi potremmo iniziare a fare i soldi, no? Che sono il cioccolato. Legale, allora, i soldi. Vediamo, ma questo è di contrabbando? Eh sì, perché solo Anna può fare i soldi al momento. Noi lo facciamo lo stesso. Ma il furgone vietato. Esatto, piace, esatto. Noi tu ci facciamo vedere. Hai capito che nessuno scoprirà mai. Allora, aia. Guarda! Aia, cosa sta? Ah, mi sta trebbiando. Seccatelo. Di brutto, ti salvo io. Di Mirko, oddio, ti pesta di brutto. Ok, ho tutto, grazie. Allora, adesso mettiamo le prime cose. Ovviamente avremo anche una zona segreta dove nascondere il prodotto delle nostre malfatte. Ma ci esistono i laser in qualche modo? No, quelli non ce li abbiamo. Mi piacerebbe molto. Però qua sotto, c'è una stanza, vedete, segreta. C'è un bellissimo deposito. Ma perché io non pensavo neanche ci fosse? Ma che bello! È un po' segreto, però credo che produrremo qua fuori. E poi un altro Ravager, grazie! Gentile. Lui. Mi piace decorare il mio camper con i Ravager che mi entrano dappertutto. Aia. I Ravager sono Chad. È tantissimo, ecco, questo. È più Chad di me, mi ha spaccato. Allora, metterei qui i grinder. Allora, mettiamo Heisen VGF Lion. Mi devi insegnare come si fa, perché io non so il processo. Sì. È una cosa gravissima. A uno te lo spiego. Allora, mettiamo 3 calderoni e 3 grindstone per ora. Poi ne metteremo altri. Però, anzi, sai che ti dico? Ne metto anche un altro paio. Oh, intensivo. Sì, partiamo subito con la produzione di massa. Allora, così. Serve il fuoco sotto, Lion, così. Però. Ah, bravo. Però non so se quell'imbecille di Jerick. Sì, l'ha pensato. L'ha preso? Fatto bene. Sì. L'ha preso, ce l'ho. Allora, 1, 2 e 3. La cosa mi sta affascinando, ma non. 1 e 2.
Poi mi servono le item frame. E quelle non le abbiamo. Quindi, chi va a prenderle io? Sì, per favore. Vado subito. Quante ne vuoi? Così il numero mi serve. Almeno una trentina. Ha messo le mani avanti. Magari le ha portate. Aspetta, fammi controllare. Non credo, perché è Jerick. Cioè, voglio dire, non penso. Però va mai avanti. Lo stesso. Va solo il dietro, lui risaputo. Non le ha portate. Palesemente. C'era da aspettarselo un po'. Infatti me l'aspettavo, però mi ha fatto male lo stesso. Perché cioè, avevo un minimo di speranza. Ho detto, può essere. E quel bagliore in fondo al tunnel. E non lo a me, invece non c'era. Era buio il tunnel, sempre buio quando si parla di Jerick. Sempre buio. Vabbè. Ce l'hai, Chico? Ecco, sto arrivando. Un attimo, uomo, sto a piedi, ecco, arrivo. Anche secondi. Ti devo portare io? Sì. Va bene. Per la causa. Dai, dammi ste frame. Ci siamo sul pezzo, eccoli. Grazie. Allora, queste si mettono? Non mi dire che no. Non si può mettere sopra. Non si può. Possiamo mettere delle slab. Ma in un blocco normale? Mettiamo delle slab, le vado a prendere. Quelle le abbiamo. Ma scusami, quanto è veloce questa produzione di cioccolato da 1 a 10, scusami? Abbastanza. Secondo me è molto veloce, è un 8 e mezzo. Allora, dobbiamo superare la concorrenza. Magari si sta impegnando comunque, hai sentito? È di brutto. Ma sai che tu sei meno stupido quando non c'è Jerick? Non è che mi ha un'influenza negativa lui. Assolutamente sì, sì. Che si equilibrano un po' le energie. Sì, hanno tipo un flusso condiviso. Sì, esatto. Ma non va bene questa cosa, paga. Ma che portaci lontana, l'altro allora. Poi non condividere flussi con Jerick, che è stupido. Condividere niente, neanche sono i flussi, cioè. Non condividere, soprattutto non condividere i fluidi, perché No. Allora, ce l'ho, a posto. Non ci credo. Cosa vuole? Cosa gravissima. La prima barretta di cioccolato bianco è sta forgiata. Ma guarda che noi già ne abbiamo due di cioccolato nero, comunque. Non l'hai detto a loro. No, perché me le sono tenute. È un segreto di stato. Allora, siamo a posto. Adesso ti faccio vedere come si fa. Serve una fonte d'acqua infinita. Ok, io ho l'acqua. Ce l'ho anch'io l'acqua. Allora, la faremo. Qua. Dai, non vedo l'ora di iniziare. Uno qua. Cosa è successo? Che è successo? Ripigliate una slab, ok. Mettiamola così. Ecco. No! Salve! La novella, la notizia che la prima barretta di cioccolato bianco rara che possono fare tutti è stata forgiata da me. Chico ha rotto l'acqua con i suoi piedini da stupido. Dai, scusami. Dai, c'è andato sopra e ti ho fatto il fango. Comunque brava, guarda, Anna, ma noi abbiamo tu due... Tu te lo ricordi che anche tu la puoi fare, quella bianca, certo, sì? Certo, però noi abbiamo due di quello dark. Perché io noi mi sono tenuto quelle del tutto. Noi ne abbiamo almeno 12 di quello al latte. Caro. No, vabbè, dobbiamo muoverci. Dobbiamo spedirci di poveri. Ma è di contrabbando, perché ci hai denunciato? Beh, ma perché a quanto pare ora non gli interessa che facciamo sta cosa. E poi se lo ricorderai, ci pista di brutto. Allora, riempire. Allora, Chico, secondo me devi imparare a stare zitto prima di tutto. Paga, sgrida Chico che fa allora, così. Chico, veramente qua, l'arte del cioccolato è una cosa di pochi. E noi la sappiamo e te la vogliamo tramandare, lo sai, ora ascolta. Eccessivo. Però te lo sei meritato. Scuso, Ok, allora. Dunque, la prima cosa da fare, se non mi ricordo male, è mettere a fermentare in acqua le fave di cacao, ok? Esatto, la materia prima Prego principale. Prego allontanarsi dalle calderone. Allora, se ne metteva uno alla... non mi ricordo. In realtà no, penso... anche tutti insieme se vuoi. E me ne dà uno alla volta, secondo te? No, non te lo dà. E allora cosa lo metto a fare tutto insieme? Te lo dà tutto insieme poi. Allora, ne metto 20. 18, dai. Ecco qua. Io sto prendendo nota di 18. Bisogna attendere. Ci vuole del tempo. Vedi, io non ho le particelle delle pozioni attive, ma se le avessi, vedrei che fa tipo particelle cioccolatose. Vedo, sono bellissime. Ok, dimmi quando smettono, così so che sono pronte. Che io passo a fermentare cocco bene nel calderone, ok? Qua sta scaldando tutto. Poi. Aspettiamo che finisca di fermentare. Poi dopo le prendiamo e si possono usare. Mi pare che in realtà andava fatto no, prima questo. È molto complicato però questo procedimento. Sta ancora facendo, paga. Ancora facendo, ora ci metterà, penso, ancora qualche secondo. Oh, finito. Ok, uno. Ha smesso, il primo ha smesso. Questo? Sì, quello di sinistra. Ok. Infatti ho delle fermented, ne ho tre. Però me ne servono di più, quindi aspetto di lì. Ma non è che ci vuole di più perché ne avesse tante? No, non credo. Ok. Ma che avrà quasi finito. Sto aspettando, paga dentro. Mi dice quando finisce. Ok, è finito esattamente ora. Ok. Ora ho 22 fave di cacao fermentate. Wow,
quante? Adesso paga, se non ricordo male, correggimi se sbaglio, devo buttare le fave di cacao 8, mi pare, vero? 8? Penso di 4. Sì. 4? Sì, sì, 4. Paga insieme sul pezzo, a qualsiasi ammontare di zucchero, giusto Giorgio? Esattamente, però minimo è 1. Ok, allora metto così e metto... Aspetta che devo... così. Concentrazione, questa è proprio un'arte comunque. Ma l'ho preso ora! Poco. E non ha... devono essere proprio sopra, sai? Ok, lo so. Dai, dai, che ce la fai! Ok. Guardalo. Okay. Ma quello cos'è? Questa qui è della polvere di cacao, vedi? Molto buona questa qui. Già buona di per sé. Bellissima, ma può diventare di meglio. Allora, facciamone un po'. Quindi, altri 4. Ne abbiamo bisogno di una bella scorta. Un altro 1. Poi, questi sono 3 con 1, 4. Il più possibile, fanne. Così. E 1. Perfetto, molto buono. E altri 4. E con questo 1. Ok, ne abbiamo 4. Ma guarda che bella quella! E altri 4 con... 1. Ok, ce l'abbiamo. Tantissimo ora. Adesso che abbiamo 5 polveri di cacao, paga, noi dobbiamo fare il cioccolato nero. Quindi cosa devo fare? Buttarla in acqua, mi pare. Esattamente. Se serviva quello bianco, serviva il latte. Il burro. Per quello al latte serviva il latte. È vero, serviva il latte. Qua non serve. Ma le posso buttare tutte insieme, ti ricordi? Secondo me sì, prova. Anche secondo me. Secondo te paga. Siamo qui per sperimentare. No, paga, secondo me non faccio uno alla volta. Sì, fai le bollicine. Ok, sta bollendo, vedo le bollicine. Vedi qua, io. Infatti, voglio, è buono. Anche questa cosa è finissima. Abbiamo tutte le cose giuste. Ecco qui. Ok, cosa hai fatto? Si sono asciugate. Non ci credo, guarda qua, Lion, guarda qua. Guarda il burro, guarda importante. Il burro. Sì, Cigolo, se ti avvicini un'altra volta. Ti sono, non le ho toccate, ho visto solo che si sono asciugate. Ti giuro, va a finire malissimo. No, okay. Dai, a questo punto ci servono dei secchi vuoti. Che non ricordo, vammeli a prendere da fuori, più di uno. Ok, questa. Quanti ne vuoi? 20. Ecco. Almeno 5. Ok, vado subito immediatamente, aspettami. Ma dai, sai cosa servirebbe? Sbrigati però, perché non un vorrei nome che... Un nome da cioccolataio, l'Ionico. No, era carino. Willy. No, Willy quella è... Vedi non... tu lo sapevi. Io lo sapevo. Dai. Cosa? Perché l'influenza negativa dall'altra parte è la stessa. No, ho sgravato. Devo buttare il secchio. Ah, ecco. Buttalo. Cico, ti giuro, guarda, mi stai proprio stupido. Sei stupido, dai, vattene. No, non voglio guardare come si fa. Oh, no, perché sei stato stupido. Scusa, non voglio più essere. Bisogna farlo raffreddare ora. Quello sì. Guarda che quello già aveva fatto. Che guarda bello. Che bello, la parte migliore. Eccone un altro. Eccone un altro ancora. Ti ha raffreddato anche l'altro. Ed ecco l'ultimo secchio. Questi li mettiamo a essiccare così. Ne abbiamo già tanti, eh. E abbiamo già fatto ben altre 2, 4, 5 barrette di cioccolato fondente. Sì, adesso è il momento di sgridarti. Ok. Secondo te, chi era già stato detto che era Wonka? Tu. No. Anna? Lo so. Lo so. Ciao. Ma tu non lo sapevi. Lui sì. Tu, Cico, dove sei? Sto arrivando. Mi è crashato tutto. Dai, no, non voglio andare più prossimo per questo. Ti supplico, dai. Ti prego. Voglio andarci. Ma che guarda, dire? Questo qua fra un po' è pronto. Grazie, Giorgia, ma non mi distrae questa fava. C'era un unico modo per scavare in questo minutaccio. Ed era questo. Ma io ti giuro. Sì. È stata una stella. È stata una stella. No, sai cos'è stato? Cosa? È stato un imbecille che quando ha comprato l'upgrade per il suo computer. No, sempre il solito discorso. Non ha comprato un cavo della dimensione giusta e quindi non può montarlo finché non gli arriva il nuovo cavo. Non è ancora montato quel robo. Ho un problema con le dimensioni dei cavi. Perché, ecco qua, vedi, ce l'ho. È un problema di cose troppo corte che lo affligge da quando è nato. E purtroppo non me ne riesco a scollare, sto fatto. Sì, sì, crescono, belli. Paga, ce ne serve molto di più, eh. Lo vado a prendere. Comunque con le canne da zucchero ti confermo che secondo me non va. Ah, grazie. Ecco, intanto abbiamo questi. Ehi, ci sono. Guarda, raga, che belli maturi. Garbano, eh. Mi vuoi specificare un numero preciso? Che ne vuoi? Boh, uno stack di ossa. Vado a prendere. No, con le canne da zucchero c'hai ragione, non vanno. Bravo, paga, sei molto bravo. Vorrei dare un consiglio. Non voglio sentirti. No, non è vero. Infatti non lo darò. Dai, puoi dire, veniamo. Ma non crescono più veloce della sabbia? Credo di sì, sai. Però non ne ho... Secondo me è indifferente. Non ne ho notizia. Anche la chat diceva questo. E l'ho letto.
L'hai letto in chat? Sì. Questo non è buono. Non ti fa onore, capisci? Si è abbassato il livello di onoreficenza. Però l'hai confessato. Quindi bonus onestà. Bene, adesso posso sgravare. Metà e metà. Un'altra volta in più prima di entrare in Pussiluma. No, perché hai sgravato già prima, quindi sei in pari ora. Buonanotte a tutti, grazie di essere stati con noi. Ci vediamo domani. Un bacione. Lion out.